Una parziale buona notizia è arrivata alla vigilia del match col Cesena per la Virtus Lanciano. Ieri il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato la decisione in merito al deferimento per il mancato pagamento di contributi e ritenute ai propri tesserati entro lo scorso 16 dicembre relativi alle mensilità da luglio a ottobre 2015. Questo al fine di acquisire ulteriori atti ritenuti necessari ai fini della definizione del procedimento. Se ne riparlerà il prossimo 14 aprile e per la società si aprono spiragli per evitare altri due punti di penalizzazione che potrebbero compromettere la rimonta salvezza, viste le distanze così ravvicinate nella zona bassa. Una rimonta che ora passa per due tappe consecutive casalinghe, Cesena domani e Perugia nel sabato prepasquale. I romagnoli di Massimo Drago sono in un discreto momento, a Como sono tornati a vincere in trasferta, seppur in rimonta, tre punti che hanno portato i bianconeri al quarto posto a due lunghezze dal Novara terzo. Le scelte del tecnico cesenate potrebbero essere condizionate dalle nazionali. Chessi e Cone sono in diffida e potrebbero partire dalla panchina, altrimenti rischiano di saltare la gara con il Latina, per la quale, a causa delle convocazioni, Drago sa già di non avere Djuric, Magnusson e 4 under 21. Il centravanti bosniaco guiderà l'attacco con il sostegno di Ciano e Ragusa. Anche Primo Maragliulo, la prossima settimana, perderà i convocati in under 21, Cragno e Di Francesco, per quest'ultimo è la prima chiamata, ma entrambi saranno domani della partita e sono due dei principali artefici della svolta dei risultati coincisa con l'avvento del neotecnico. Di nuovo a disposizione Salviato, se sarà titolare, Aquilanti tornerà al centro. Per il resto, ballottaggio Vasto La Rocca in mediana, intoccabili l'ex Marilungo e Ferrari in avanti con Bonazzoli pronto a dare forze fresche a gare in corso. Dirigerà l'incontro Luigi Nasca della sezione di Bari.